Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi per commentare un po' ad oggi, ricordiamo il 18 luglio, il calciomercato di Cosenza e Palermo, due squadre che ricordiamolo sono molto attive sul mercato, hanno già piazzato diversi colpi e lo commentiamo per l'appunto in questo nuovo video. Mi raccomando però, prima di partire con l'analisi, vi devo chiedere un pollicione su qua sotto, 30, 40, 50, 60. Mi piace per supportare i miei contenuti, un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi, questo è un canale che parla solo ed esclusivamente di Serie B e noi partiamo subito. Partiamo dal Palermo, che ad oggi ha messo a referto, ragazzi, quattro acquisti. Uno è un ragazzo che arriva dalla primavera, diciamolo, però qua lo segnano come nuovo acquisto, Giacomo Corona, punta centrale 20 anni italiano. I tre acquisti veri e propri sono Alfred Gomis, portiere senegalese di 30 anni che arriva da svincolato, un giocatore importante, un giocatore che ha avuto un'esperienza anche in Serie B col Como, se non sbaglio 2 anni fa, è un portiere esperto che sicuramente può essere anche utile a livello di spogliatoio. Gli altri due acquisti più interessanti sono uno Nicolau preso dallo Spezia in un maxi scambio che ha portato Soleri e Aurelio alla squadra ligure e per l'appunto il difensore centrale greco in maglia rosanero, pagato se non sbaglio ragazzi la bellezza di 1.600.000 euro. Nicolau arriva dopo un'esperienza allo Spezia importante fatta di 3 stagioni calcistiche, 2 di Serie A e una ragazzi di Serie B. L'anno scorso ha fatto 34 presenze in Serie B, 2.955 minuti giocati, 9 cartellini gialli, un cartellino rosso, un assist messo a referto. Un difensore importante, imponente, forte fisicamente, bravo nell'anticipo, abbastanza veloce, sa giocare anche con la difesa alta. È un acquisto importante per la categoria, può fare la differenza. È un investimento anche importante a livello economico, ma sicuramente Nicolau e Palermo è un ottimo matrimonio. Un giocatore che va a rinforzare indubbiamente un pacchetto di difensori centrali che aveva bisogno di rinforzi perché ha perso Marconi, Lucioni comunque un anno in più, Ceccarini non dà le solite garanzie ed è per questo che Nicolau era un acquisto necessario. L'altro acquisto, ragazzi, importante è stato ufficializzato proprio o ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, ma comunque parliamo di Thomas Henry, 29 anni, classe 1994, arriva ragazzi dall'Hellas Verona, un giocatore che secondo me cerca un po' di rilancio, cerca rilancio perché nelle ultime stagioni, complice ragazzi anche un po' di infortuni, non ha saputo esprimere ampiamente magari il suo livello, cosa che ha fatto secondo me molto bene al Venezia nell'annata 21-22, dove in Serie A in 33 partite, la sua prima esperienza in un massimo campionato italiano, aveva ragazzi messo no, a referto su 33 partite, 9 gol e 3 assist in 2.121 minuti. È un giocatore che per l'appunto cerca riscatto, va in una piazza importante, va in una piazza storica, va in una piazza che cerca un riscatto in stagione, cerca ragazzi di fare una grande annata. Henry l'anno scorso ha vestito la maglia del Verona facendo 18 presenze, comunque solo condito da 322 minuti, quindi pochissimi minuti in campo, però pensate che in questi 322 minuti giocati ha messo a segno ben 3 gol. Non è un dato da sottovalutare, è un giocatore che quando gli capita la palla giusta riesce sempre a metterla in porta. È un acquisto importante, anche lui comunque arriva ragazzi in prestito con un prestito pagato sempre a 280.000 euro con obbligo di riscatto da parte del Palermo nel caso in cui dovesse scattare la promozione in Serie A. È un giocatore importante che per me a Palermo con Dionisi può cercare il giusto riscatto. È una punta centrale molto strutturata fisica, bravo nel colpo di testa, alto 1,91 m, però sa anche ben dialogare con la squadra. Questo acquisto, ragazzi, ci dà un indizio che Brunori potrebbe andare via, non lo so. La Cremonese comunque rimane forte sul capitano del Palermo. Comunque diciamo che va a sostituire numericamente il Soleri, che per l'appunto è andato, ragazzi, allo Spezia. Tolto il capitolo. Chiuso il capitolo Palermo, che fino ad oggi ha fatto un mercato importante da 7,5 in pagella, però un mercato ancora in evoluzione. Partiamo con l'analisi invece per quanto riguarda ragazzi il Cosenza, un Cosenza che è molto attivo, che per costruire una squadra il nuovo allenatore Massimiliano Alvina ha messo a referto ragazzi
già diversi colpi, che sono Camporese, che è tornato, scusami, Camporese che è tornato dal prestito, Caporale preso pochissimi giorni fa dal Lecco, c'è cioè Dallemura, Juan, Rizzo Pinna e riscatto di Gennaro Tutino, che è stato il colpo più importante di tutto questo mercato, più Riccardo Cervo arrivato ragazzi dal Sassuolo. Partiamo proprio da Cervo, 22 anni, italiano, alto 1 m, qua dice Transfermarkt 1 m 90, esterno sinistro, può anche giocare a destra all'occorrenza, può anche fare la prima punta, diciamo, ma più un esterno d'attacco. L'anno scorso col Sudtirol 27 presenze, 2 gol e 2 assist in 1369 minuti, un giocatore che deve ancora trovare la piazza giusta dove esplodere e far vedere tutto il suo talento, perché non può essere Cosenza. Vedremo quanto Massimiliano Alvini crederà su di lui. È un giocatore che comunque in Serie B garantisce, se messo bene nel centro del progetto, gol e assist. E comunque è una scommessa che può vincere il Cosenza su questo ragazzo. Altro acquisto è stato Cristian Dallemura, arrivato ragazzi dalla Terna, no, dalla Fiorentina, scusatemi, l'anno scorso in prestito alla Ternana, ha fatto 12 presenze in regular season, 2 ai playout, e ha giocato poco più di 1000 minuti, nessun gol, nessun assist, una sola ammonizione. È comunque un dato interessante, essendo un difensore. È una caratteristica un po' curiosa, perché negli ultimi 3 anni, le ultime 3 squadre in cui ha giocato, tutte le 3 squadre sono retrocesse. Con questo non vuol dire che Cosenza retrocede, anzi, Cosenza quest'anno gioca per grandi obiettivi, però è un giocatore che cerca anche lui la piazza giusto per far vedere il suo talento e per fare anche una bella annata con la squadra che per l'appunto ha investito su di lui a livello di cartellino. È un giocatore italiano a 22 anni, ha vinto anche un campionato primavera con la Fiorentina e per l'appunto ed è alto anche 1,85 m, importante, imponenza fisica importante. Vedremo cosa farà con la maglia del Cosenza. Un altro acquisto interessante che incuriosisce è ragazzi Rizzo Pinna, arrivato svincolato, se non sbaglio, sì, svincolato, ha giocato l'anno scorso alla Lucchese in Lega Pro Girone B, 36 presenze, 11 gol e 3 assist, 4 ammonizioni in 2404 minuti. È un giocatore interessante, brevilinio, alto 1,70 m. Può giocare centrocampista, trequartista, può fare anche l'esterno sinistra all'occorrenza. 24 anni, è un acquisto interessante che può incuriosire. Se non sbaglio, vediamo, è alla sua primissima esperienza in Serie B, quindi da capire anche come si potrà cimentare in questo campionato. Però è un dato di fatto: l'anno scorso alla Lucchese ha fatto molto bene in regular season, 36 presenze, 11 gol e 3 assist, 2 anche gol in 5 presenze nella Coppa Italia di Serie C. Acquisto interessante, vedremo come Alvini lo schiererà nel suo nuovo scacchiere tattico. Chiudiamo ragazzi con Gennaro Tutino, che non ha bisogno di presentazioni, perché l'anno scorso sempre in maglia Cosenza ha fatto la bellezza ragazzi di 20 gol. È un giocatore importante, ha firmato un contratto sembra fino al 30 giugno 2026, riscatto importante, è diciamo la stella di questo Cosenza. Vi do anche due notizie su Juan, perché comunque è stato il primo acquisto ufficiale del Cosenza in questo calciomercato. Juan ragazzi che arriva dal Perugia, giocatore che ha già giocato tanti anni in Serie B proprio con la maglia del Perugia. È un centrocampista box to box, molto bravo in fase interdizione, sa anche fare ottimi inserimenti, alto 1,78 m della Costa d'Avorio. E per l'appunto l'anno scorso in regular season con il Perugia in 32 presenze ha collezionato 3 gol e 2 assist, e 3 assist, scusatemi, 2 gol in 2311 minuti. Comunque un giocatore di esperienza che conosce molto bene Massimiliano Albini, che l'ha avuto col Perugia in Serie B nell'annata 22-23. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo contenuto. Bella ragazzi!